nuove prospettive, strategie e pianificazioni dei prossimi impegni scientifici per la stazione zoologica Anton Dorn in una o due giorni che ha visto la commissione scientifica, addetti ai lavori ed esperti internazionali riunirsi all'Hotel Palazzo alla Barbieri di Napoli. E questa è un'occasione importante che definiamo su base ogni due anni, su base biennale, perché c'è una necessità anche per la comunità dei ricercatori di confrontarsi e parlarsi di tutte le attività, dei progressi scientifici. In questa occasione, che è un po' speciale, vediamo l'incontro con tutto il comitato scientifico internazionale, quindi vengono anche colleghi dagli Stati Uniti e quindi tutto in inglese, si confrontano con loro. L'obiettivo è quello di fare il punto sulla ricerca e definire anche le prossime priorità per la ricerca del futuro alla stazione zoologica, il prossimo piano triennale e anche identificare tra oggi e domani i punti di forza, le opportunità, i punti di debolezza per costruire una stazione zoologica più forte e per reclutare meglio nel prossimo futuro. Quali saranno i prossimi step necessari per approfondire ed evolverci nella ricerca? Senz'altro capire meglio come utilizzare e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie. Esiste veramente una rivoluzione tecnologica in corso che è indispensabile in mare e quindi questo è uno degli aspetti che si coniuga anche con lo sviluppo delle opportunità date dalle nuove discipline scientifiche che si stanno formando anche nell'ambito epigenetico, molecolare. Di certo vogliamo valorizzare sia la ricerca applicata, cioè quella finalizzata a risolvere dei problemi per l'uomo e per l'ambiente, sia anche una ricerca fondamentale.